Ritrovati in rigorosa diretta come ogni giorno la nostra diretta sullo speciale coronavirus che ci consente questo spazio televisivo di approfondimento, anche di aprire una finestra e soprattutto di accendere i riflettori su alcuni meccanismi, soprattutto sociali, che si vivono ogni giorno in questo momento di emergenza sanitaria per i quali non possiamo dedicare il giusto spazio all'interno dei nostri punti informativi, ossia nei nostri TG in cui prevalentemente, come sapete, ci occupiamo di cronaca. Siamo collegati quest'oggi in diretta Skype con l'avvocato Gina Lupo, esperta in diritto di famiglia, ma una figura professionale che tanto si spende sul territorio, in prima linea, nel sociale, poi anche un volto e nome noto nella politica, con un ruolo all'interno del Consiglio Comunale e non solo. Perché quest'oggi parliamo di convivenza forzata e sul suo eventuale effetto sulle coppie. Tenete presente che, tanto per citare un esempio sui dati internazionali, la Cina per esempio sta raccogliendo un boom di richieste di divorzi e di separazioni. Ma uscendo dal tema nel quale poi entriamo subito a gamba tesa con l'avvocato Gina Lupo, che intanto vedo già collegata in diretta con noi, vorrei condividere con lei una notizia di cronaca che abbiamo già diffuso, ma a questo punto con il piacere di ripeterlo in questo marasma di notizie negative da Covid-19, cioè la guarigione dell'operaio, del giovane operaio dipendente ArcelorMittal di Taranto, che proprio oggi è uscito dall'ospedale Moscati di Taranto. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a te, consentimi di salutare i telespettatori di Canale 85. Assolutamente, naturalmente condivido con lei, avvocato, questa notizia perché lei è il legale no, nominato dalla famiglia per tutelare l'immagine e la privacy di questo giovane dipendente che si è ritrovato ad affrontare personalmente poi la pandemia. Sì, è vero, Fabio mi ha chiamato già ieri sera, aveva avuto sentore che forse sarebbe uscito, attendevano l'ultimo tampone, l'erano fatti di seguito, perché il secondo era positivo, quindi si era un po' abbattuto nuovamente, poi invece gli altri erano positivi, ma ovviamente hanno aspettato di avere la conferma. Stamattina mi ha chiamato, era esausto ma molto emozionato e attualmente, proprio da pochi minuti, si trova a casa. È uscito da un'uscita secondaria perché deve evitare l'assembramento, molto debole psicologicamente ma anche fisicamente. E questa è una buona novella, come dicevamo, no? In questo mare impetuoso, piuttosto agitato e soprattutto da un tunnel oscuro da cui speriamo spesso di uscire, perché questa pandemia ha assolutamente cambiato il nostro modo di vivere quotidianamente, ha cambiato il nostro stile di vita. E a proposito del tema centrale, che è protagonista di questo momento di approfondimento, per la quale la coinvolgiamo direttamente per le sue competenze, parlavo di convivenza forzata, cioè che tipo di effetto questa convivenza forzata dettata dalle misure del governo centrale può avere sulle coppie e che effetto? Perché sono giorni particolari in cui si deve fare i conti anche con gli spazi ristretti, per esempio proprio a livello fisico, materiale all'interno di una stessa abitazione. Ci sono coppie che già erano, come recitava il titolo di un famoso film, sull'orlo di una crisi di nervi e che adesso sono costrette però a condividere e a convivere ancora. Beh, Anna Grazia, c'è da fare una serie di riflessioni. Ovviamente i social, paradossalmente, ci stanno aiutando a rimodulare tutto il nostro modo di comunicare. Io non sono stata mai presente, così come dal primo giorno del lockdown, sui social, come in questi giorni. Sono disponibile per i cittadini, per chi mi ha chiesto consiglio, ma soprattutto consiglio riguardo i DPCM che si susseguivano, sulle autocertificazioni, sulle problematiche relative al diritto di visita dei bambini. Ancora oggi mi hanno chiamato, siamo nelle vacanze di Pasqua, magari più tardi ne parleremo di questo aspetto. Certo. Gli effetti, per rispondere alla tua domanda, li potremo esaminare e vedere dopo, quando usciremo da questa situazione. Paradossalmente li vedremo in quel momento, perché comunque le comunicazioni non sono semplici. Se la coppia è una coppia solida,
il stare costretti insieme non può che averli rinforzati, perché i genitori, due genitori che si amano, due genitori sani, hanno creato un sistema di difesa intorno ai bambini, soprattutto se i bambini sono molto piccoli. Quindi lì è scattata la solidarietà, l'istinto di sopravvivenza, l'istinto di difendere i piccoli, noi più piccoli. Ovviamente le mamme si sono fatte carico di un surplus di lavoro, erano magari mamme che erano abituate a lavorare, adesso si devono trovare a fare i servizi in casa, a seguire le lezioni ogni giorno via chat dei propri figli, cosa che è stata anche una novità. Ha creato una rimodulazione della famiglia, però nella famiglia sana, tra virgolette, la famiglia non conflittuale, dove non c'è crisi, c'è stata una ripartizione di compiti. Magari il papà che ha cominciato a fare i lavori, ad aiutare i lavori in casa, o si è dedicato a fare la spesa, o anche si è dedicato a far fare i compiti ai propri figli. Il problema sorge quando la coppia si è trovata all'improvviso chiusa in casa da un giorno all'altro, quando c'erano dei conflitti inespressi. Quando magari vedevano noi avvocati, no, il loro la loro valvola di sfogo, venivano in studio, certo, ci raccontavano. Io come tanti altri colleghi siamo sempre stati disponibili via WhatsApp, mai come questo mese quasi abbiamo utilizzato WhatsApp, abbiamo comunicato. Il mio lavoro più da mediatrice familiare è stato incessante, cercando di attivare una concordia tra di loro, almeno per quanto riguarda le problematiche dei figli. Il problema c'è e ci sarà per quelle coppie separate. Le coppie separate che magari già avevano scarsa comunicazione. Avvocato, come ci si organizza, no, in regime di separazione, in regime di affido condiviso? Perché poi immaginiamo che siano tante le domande arrivate alla sua attenzione, a quella dei suoi colleghi in questi giorni, per esempio relativamente alle visite, no? Alle visite del papà, e quindi al tempo a disposizione invece da distribuire con l'altra coniuge. Allora, va chiarito che è stato ben specificato che il diritto di visita del genitore, parliamo del papà perché più delle volte la mamma che è collocataria dei figli è il papà che esercita il diritto di visita, e più frequentemente accade questo, non è stato sospeso o soppresso il diritto di visita. Nessun DPCM, cioè nessun provvedimento del Presidente del Consiglio, ha annullato il diritto di visita, sarebbe stato grave. Ovviamente ci sono mamme che hanno magari approfittato di questo per non dare i bambini al papà, ci sono papà che magari hanno approfittato per confliggere. Ovviamente noi avvocati familiaristi, che siamo siamo avvocati un po' speciali da questo punto di vista, cerchiamo di far collaborare i coniugi separati, nel senso che i bambini si possono far vedere via chat anche tutti i giorni, anche tutte le sere, non è raro, perché tutti hanno uno smartphone, quindi il papà può vedere i bambini via telefono anche tutti i giorni, sentirli continuamente e cercare di farli stare più a casa. Io mi assumo le responsabilità, ho sempre spinto a non effettuare tanti spostamenti dei bambini da una casa all'altra, soprattutto quando il papà abita in un comune diverso. Mi risulta anche che le forze dell'ordine abbiano sanzionato il padre che si recava da un comune all'altro per esercitare il suo diritto di visita, benché avesse in macchina l'autocertificazione e i provvedimenti. Ovviamente si farà poi opposizione. Questo perché? Perché ci sono state delle pronunce di alcuni tribunali, il nostro più vicino è stato il tribunale di Bari, che ha precisato come sia da mettere in preminenza il diritto alla salute dei minori, cioè il diritto alla salute dei minori viene prima del diritto di visita del padre. Quindi comunque il tribunale di Bari, in un'ultima sentenza proprio di qualche giorno fa, ha precisato che comunque il diritto di visita deve essere salvaguardato, almeno tramite video chat e video attraverso telefonate giornaliere, giusto per mantenere il rapporto, il collegamento tra papà e figlio, perché si sta allungando questa permanenza. Avvocato, ma lei conferma, e torniamo alla coppia, quindi non al nucleo familiare, ma restringiamo, come dire, l'attenzione all'uomo e alla donna e alla coppia, conferma quelli che sono i dati a livello internazionale, ma davvero in questo periodo, in questo momento particolare, seppure con le dovute modalità diverse, cambiate, rinnovate, c'è un boom, si fa incetta di richieste di separazioni e divorzi, è proprio così, cioè davvero l'esasperazione ha toccato questo livello? Anna Grazia, poi parleremo dei casi di violenza intrafamiliare, perché dobbiamo parlarne a parte di quello che mi preoccupa. Indubbiamente siamo stati costretti, senza neanche aver avuto qualche periodo
di prova a essere rinchiusi in una casa. Quindi sono saltate tutte le abitudini, sia del papà che della mamma, dell'uomo e della donna, marito, moglie o convivente. Quindi non è semplice impattare un cambio di abitudini così radicali, no? Occorre un periodo di rodaggio. Non sempre questo è avvenuto in maniera indolore, e più delle volte ruoli nuovi portano anche a conflitti maggiori. Come ho detto prima, vedremo i risultati di questa convivenza forzata nei mesi andanti, perché quello che mi preoccupa, magari, e ti faccio attenzionare su questi aspetti, c'erano tante persone che erano in attesa dei provvedimenti, che non certo. sono, che sono sposati ma non ancora separati. Tu immagina tutto congelato. Questa coppia che comunque conviveva in attesa di pervenire a marzo davanti a un tribunale perché si potessero adottare i provvedimenti, si trova invece all'improvviso costretta alla coabitazione con indubbi problemi di carattere economico e di riequilibrio dei ruoli. Lì non posso pensare che sia idilliaca, no, la situazione, ma alquanto conflittuale. Sarebbe un miracolo che, sì, come io ho scritto tante volte sui social, si fossero seppellite le asce di guerra, almeno in questo certo, periodo, chiaro. E tralasciare a dopo l'esame dei conflitti di coppia. Un conto essere coppia, un conto essere genitore. Dovremmo dare la preminenza in questo periodo al ruolo genitoriale. Ma è un mio suggerimento personale, non sempre è possibile. Non sempre è possibile, ci rendiamo conto poi delle difficoltà nel dirimere le conflittualità all'interno di una famiglia, ma naturalmente auspichiamo che adesso più che mai prevalga il buon senso, e il buon senso vuol dire lasciare precedenza e priorità, sostenere come prioritario il diritto alla salute dei bambini e poi naturalmente allargato al resto della famiglia, magari mettere da parte le asce di guerra come dice lei. Prego avvocato. Volevo invece dire, se mi consenti, Anna Grazia, sottolineare invece il dato che più è preoccupante, quello dei casi di violenza familiare, dove spesso la moglie, la donna, convivente o che sia, non ha la possibilità di chiedere aiuto, perché stando in casa con il suo carnefice, tra virgolette, non è nelle condizioni di potersi rivolgere alle forze dell'ordine. A parte il numero, il 1522, che è un numero di soccorso a livello nazionale, vi sono anche delle parole, diciamo così, segrete che si possono dire. Ad esempio, andando in farmacia si può chiedere una mascherina 1522, è una sorta di codice segreto che può far allarmare il farmacista, nel senso di attivare i soccorsi, perché è ovvio che queste donne non sono in condizioni di chiedere aiuto, a maggior ragione ora in casa con i controlli sui telefonini, con i controlli dei propri movimenti. Questo ci preoccupa non poco. E questo è un fenomeno, tra l'altro, che ai noi è stato denunciato dall'inizio di questa pandemia, perché naturalmente chi lavora nel settore sapeva esattamente a che cosa poi si sarebbe andati incontro. E questo sistema, quello della mascherina 1522, ma così come tanti altri numeri utili che vanno in soccorso alle donne, speriamo che possano essere presi ad esempio concretamente nel momento in cui davvero occorre chiedere aiuto. E naturalmente qui entriamo in un campo minato con tantissimi episodi di questo tipo sul territorio. Siamo in chiusura, avvocato, io la ringrazio intanto perché abbiamo cercato di offrire uno spaccato di quelle che sono le problematiche. Possiamo dire in chiusura che con un'analisi, con un approccio anche sociologico, dobbiamo ricordarci in questo momento più che mai l'importanza di assumerci le nostre responsabilità, di far prevalere il buon senso, di far prevalere, per gli esempi citati, il senso di responsabilità genitoriale, i bambini, i figli, prima di tutto, e poi chissà anche un senso di solidarietà verso le donne che sappiamo trovarsi in un momento di grave difficoltà perché subiscono violenza domestica. Sì, sicuramente Anna Grazia è importantissimo questo, allertare i vicini in maniera tale che possano allertare le forze dell'ordine, ma mi devi anche consentire che stranamente chi sembra che si sia maggiormente adeguato a questo sistema di reclusione sono proprio i bambini e gli adolescenti. I tanto maltrattati adolescenti oggi invece stanno dimostrando un'enorme maturità. Sono pochissimi gli adolescenti che hanno ricevuto delle multe in giro nella nostra città, forse perché sono abituati a essere connessi 24 ore su 24, effettuano delle videochiamate chat, hanno seguito i loro studi via chat, sanno dimostrare
dimostrando ai nostri ragazzi una grandissima maturità, quindi mi devi consentire di congratularmi con loro e anche i più piccolini, perché stranamente anche sono i più adeguati piccoli, anche loro. Si sono adeguati, è proprio vero che i bambini si adeguano a tutto, beh dobbiamo dirlo, che veramente non stanno creando problemi, veramente un abbraccio a tutti i piccoletti e i ragazzi e le ragazze che ci stanno seguendo. E naturalmente Canale 85 da questo studio si stringe e condivide questo abbraccio all'intera comunità nella speranza, come diciamo spesso, di poter uscire da questo tunnel scuro e di vedere finalmente la luce, ma potremo farlo soltanto se continueremo ad impegnarci. Grazie all'avvocato Gina Lupo, ribadiamo ancora una volta l'appello e l'invito a tutti: restate a casa. Come vedete anche gli avvocati si sono adeguati e con strumenti diversi adesso sanno soccorrervi con grande attenzione, seppure con modalità diverse. Ancora un grazie a Gina Lupo. Grazie a te. Grazie a te, grazie, a disposizione, arrivederci a tutti. Grazie, naturalmente l'invito ai nostri telespettatori è quello di rimanere su Canale 85, speciale coronavirus, torna come sempre puntuale domani, sempre in diretta alle 15. Vi aspettiamo, non mancate.